essi bella donna sì. Io potevo gambazzì. Ma che fai, studio austeri, scemo? Ah, io lo scemo, tu senti queste canzoni, lo scemo so io. Significa che questa è musica vera, musica carnale. Questa è musica etnica. Sì, state zitto, non sai neanche che significa etnica, te. Non so che significa, che significa etnica, etnica, che significa? Etnica, lo dice la parola stessa. Cioè? Etnica, è musica che viene dall'Etna. Sì, dalla Sicilia. Perché non sapevi che la musica napoletana veniva dalla Sicilia. Come l'arancia di Palermo. Bravo. Ma guarda avanti, sta zitto, guarda avanti. Guarda avanti. Oh. Oh, ma sta stretta, ma perché stai a fare curve? È perché mi piace le curve, che è qualche problema. A proposito, Claudio, ma stasera dove andiamo a lavorare? Cioè, hai fatto tutte cose tu? Hai fatto con un locale, come un locale. Bello, stai portando i vichi e i vicarini. Che locale è? Il locale a luci rosse dove stanno quelle che ballano la lap dance. Cioè, non ho capito, come stai portando un locale zizzoso? Un locale a luci rosse? A me? Siamo tutte in cazzo. È chiaro che mi incazza, porca miseria, me lo potevi dire prima, no? Vabbè, ma scusa, ormai il contratto è fatto, basta, vabbè, dai. Ma uno si preparava, Claudio. Ma che ti vuoi preparare? Come che ti vuoi preparare? Insomma, sportava una scatola di presentativi appresso. Sai, in quei locali cioè, facilmente uno si presenta. Poi là, come ci presentiamo senza così i presentativi? Ci presentiamo, guarda, comunque, guarda avanti, vai, ma guarda avanti, dai. Non sto guardando, non ci capisco. Sto guardando a me, dove sto guardando a te perché tu dici guarda avanti, ma se tu non mi dici guarda avanti, guarda avanti, non guarda a te che mi dici guarda avanti, quindi guarda avanti, capito? Guarda avanti, guarda avanti, guarda avanti!